Ragazzi e ragazze, buongiorno amici belli, sono le 11, io sono già distrutta, praticamente sono andata avanti e indietro e ancora c'è tutta la casa sotto sopra, praticamente, vabbè, mi sono già fatto colazione, ho sistemato un attimo la cucina e poi siccome i miei dovevano salire a prendere, dovevano andare a prendere la carne, ne ho per non salire a piedi, ne ho approfittato, sono andata in macchina con loro, ho lasciato i bimbi che erano svegli, i bimbi che dormivano e sono andata a prendere la carne e sono andata al supermercato a prendere due o tre cosette anche riguardante domani, quindi non potevo avere i bimbi con me. Ma sì amore, trovo subito e niente, quindi poi sono arrivata a casa e mi sono ricordata che avevo dimenticato un'altra cosa, sono riuscita, un combatto e niente, oggi mi fa pure male un po' la schiena, infatti devo stare attenta a come mi muovo, se no è la fine e mo' mi inizio a sistemare un po' piano piano dentro. Oggi faccio 3 mattine e pomeriggio perché tanto sono già le 11, devo vedere anche che cosa preparare per oggi, che per stasera voglio fare il risotto con salsicce e funghi, che è da tanto che non lo faccio, poi lo facciamo insieme e quindi per oggi mo vedo, ho delle piadine iniziate, quindi vediamo un pochettino di studiare qualcosina, mo vediamo, non lo so, però ci tenevo anche per dirvi questa cosa di prendere il telefono in mano e registrare e ci aggiorniamo dopo. I tappeti fuori, adesso mi aggiusto il letto, prima li poggio qua. Mi ero dimenticata che c'eravate, scusate, il bagno lo pulisco dopo, prendo l'aspirapolvere e prima faccio una passata su quel mobile che dalle impronte digitali, ce ne sono una marea, che hanno mangiato patatine, guarda, ora vi faccio vedere come me l'hanno ridotto sto mobile. Di più qua, andate, ma andiamo a passarci con questo qua.
diamogli il tempo di asciugare. Ma come sapete vanno via. Vedete già di là che c'erano, così non c'è più niente, c'è solo la scia del panno che si sta asciugando. Però vedete, no, aspetta che asciugo meglio. Vedete? Tempo mezz'ora già, è peggio che via tutte le impronte. Però devo spolverare, l'ho spolverato ieri, ma vado a farci giusto con la scopa. Non mi metto a spolverare solo quel mobile, ma perché era ridotto veramente male, avete visto che era tutto pieno di impronte. Se no qua ieri ci ho fatto, vedete, c'è comunque pulito. Prendiamo la scopetta, attenzione, spacco pure le bottiglie, spacco tutto oggi, via, e che boh, con una mano, vabbè, mo ci passo la scopa, veloce veloce, ci aggiorniamo dopo. Finito di pulire il bagno, madonna, sta maglia poi mi strozza. Ok, lascio aperto così. Tutto bello pulito, ma lascio la scopa qua a terra, che Anna sta ordinando tutti i giochi della cameretta, così poi vado e passo l'aspirapolvere pure. Comunque si sono... Ehi! Togli! Sono fatte le 12 meno 20, vediamo un po' che cosa fare. A dopo. Buon pomeriggio. Allora, ho combattuto proprio un pomeriggio davanti al computer, ma niente, proprio negata. Comunque una mezza soluzione l'ho trovata col telefono, richiede però tempo, pazienza, ma vediamo che ne esce. E niente, si sono fatte le 5 meno un quarto. Io sono qua vicino alla finestra, che altro vicino al termosifone, che mi sono presa di freddo stando ferma davanti al computer. Ho acceso comunque i riscaldamenti ormai. E un altro pochino, poi vabbè, un altro pochino. Più tardi andiamo a preparare il risotto. E niente, sono così che un po' mi sto rilassando. E ci aggiorniamo dopo. Ciao! Allora, oggi ho comprato questi qua. Un secondo, sa! Ho comprato questi qua. Ho messo il pentolino qua con l'acqua. Adesso vado a metterci il dado. Ne metto due così viene bello saporito, saporito. Sangue, mamma mia, vieni qua, lo attacchi! No!
faccio bollire l'acqua, gli metto il riso e poi glielo condisco con un po' di brodo vegetale. Non si legge, comunque un po' di nduja. Allora, ho buttato giù anche, aspettate che vi faccio vedere, il fungo ancora un po' congelato, no. Poi vi faccio vedere il risultato finale, intanto fatemi compagnia mentre registro, mentre cucino. Qua il brodino si sta facendo. Ok, tutto bello, comunque tutto soffritto, adesso ci vado a mettere il riso. Vediamo se non facciamo qualche casino. Ragazzi, arriva un profumo, mamma. Questo è un risotto a regola d'arte, che sennò di solito io li faccio in maniera come sto facendo il loro, no? Che bollisco il riso e poi lo condisco con qualcosa. Invece stavolta sto eseguendo proprio la ricetta passo passo. Ho tostato il riso, ho soffritto le cose. Non c'è qua. Qual è il suo vuole? Allora, ciao a tutti. Abbiamo finito di mangiare, il riso è stato buonissimo, ce lo siamo proprio pappato tutto. Di là lavate i piatti e me lo lasciate lì a montagnetta a sgocciolare, così poi li asciugo per bene e li conservo. E niente, ho guardato, sono stata un pochino nella live di Francesca e qua non inquadro perché c'è un caos. E niente, volevo augurarvi una buona serata. E questo video adesso lo edito, così uscirà domani mattina, e vi mando un grosso bacio e al prossimo video. Ciao a tutti.